Un traffico che non si riesce a smaltire perché arrivano da tutte le strade e alla fine si rischia proprio l'incidente perché c'è gente poi che non rispetta la precedenza e cerca di passare a tutti i costi. È chiaro che ognuno debba rispettare le regole del codice della strada, ma evidentemente il semaforo serve proprio a regolare il traffico dove è più intenso. A Trani, all'incrocio fra Corso Don Luigi Sturzo e Via Pozzopiano, i semafori appaiono come semplici comparse, completamente spenti, privi anche di quella luce gialla lampeggiante che perlomeno richiama l'attenzione del conducente in vista di un incrocio. Una situazione che va avanti da un tempo sufficiente per aver causato già abbastanza disastri. Più o meno un mese che sono rotti, ho assistito già a due incidenti, di cui in un incidente in particolar modo si sono fatti abbastanza male. Non ho fatto un incidente, è abbastanza pericoloso all'incrocio. La settimana scorsa, mi sa, due macchine nuove si sono fatte da rottamare. Quindi disagio anche per i pedoni? Certo, specialmente per i pedoni, perché quello è un passaggio, è una zona dove ci passano i bambini per andare in chiesa. Il non utilizzo dei mezzi per regolare il traffico è senz'altro un incentivo alla situazione di disagio stradale ed un incremento del pericolo che si corre attraverso l'incrocio. Vidi l'altra volta che stava la pattuglia dei vigili che stavano vedendo, stavano facendo la segnalazione, però non si vede niente ancora. Meglio sempre prevenire che curare, soprattutto se i mezzi a disposizione sono presenti. Come minimo, se non funziona, dovrebbero mettere almeno un vigile a dirigere il traffico, perché questa è una zona centrale.